Una delle storie di rapimento più interessanti e documentate di tutta la casistica ufologica fu di certo quella che accadde ai coniugi Barney e Betty Hill nella notte tra il 19 e 20 settembre 1961. Tutto iniziò verso le 22 di un venerdì sera, mentre i due coniugi ritornavano da un viaggio in Canada, attraversando le White Mountains, per raggiungere la loro casa nel New Hampshire, la loro attenzione venne attratta da una luce in direzione di Lancaster, il cui comportamento era anomalo. Barney, incuriosito dal fenomeno, decise di fermare l'auto e di osservare la luce con il binocolo che portava sempre con sé. In un primo momento pensò che doveva trattarsi di un satellite o di una stella, ma una volta inquadrato l'oggetto, non riuscì a percepirne la struttura e le conformità grazie alle sue incredibili capacità prestazionali di volo. Decise allora di continuare a guidare, senza però perdere di vista l'oggetto. Dopo quasi 2 ore però, non resistette più alla sua curiosità e decise di fermarsi di nuovo per riosservare quella strana luce col suo binocolo. Questa volta era chiaro, l'oggetto non somigliava a niente di conosciuto. Era enorme e lasciava vedere nettamente due file di finestrini con forme umanoidi dietro gli stessi. A questo punto Barney fu preso da uno stato di eccitazione tale da sfiorare l'isterismo. Subito rientrò in macchina, asserendo a gran voce che degli individui volevano catturarlo. Decise quindi di ripartire al più presto per cercare di seminare l'oggetto. Ma, mentre era alla guida dell'auto, lui e Betty avvertirono un leggero e allo stesso tempo strano sibilo che si trasformò in un bip bip lancinante. Da quel momento la loro memoria si offuscò. Ripresero conoscenza soltanto 2 ore dopo, ma esattamente a 60 km a sud da dove avvertirono quello strano rumore. In questo breve tragitto, Betty e Barney hanno perso 2 ore della loro vita. Fu forse proprio in queste 2 ore che i coniugi Hill furono rapite da forme di vita esogene? Prima testimonianza di Betty Hill. L'oggetto apparve in cielo, come una nuova stella, poi all'improvviso incominciò a muoversi. Passò davanti al disco lunare e allora fermammo la macchina per guardare meglio. Barney decise di prendere il binocolo per cercare di identificare quell'oggetto strano, ma quello che vide gli destò molta preoccupazione e paura. Asserì di aver visto degli esseri molto simili a noi che lo guardavano da dietro i finestrini e che, a quel punto, il veicolo incominciò a scendere. Barney ebbe la sensazione che stessero cercando di catturarlo, quindi risalì in auto e partimmo a tutta velocità verso l'autostrada per evitare di essere presi. Udimmo una serie di suoni intermittenti, quindi, per motivi inspiegabili, Barney prese ad imboccare una stradina secondaria, dove vedemmo quello che pensavamo essere la luna al tramonto. Poi ci rimettemmo in autostrada e di lì a poco, udimmo di nuovo quei suoni intermittenti, ma proseguimmo, senza più fermarci, verso casa. Seconda testimonianza di Betty Hill. Gli esseri erano 11, ma ce n'era uno che per identificarlo meglio decidemmo che doveva essere il capo, infatti era quello che si esprimeva in inglese. Poi c'era l'esaminatore che faceva i test, poi gli altri 9 che secondo noi facevano parte dell'equipaggio. Le fattezze dei miei esaminatori erano essenzialmente simili. Minuti, glabri, macrocefali e con una fisionomica simile a un incrocio tra suino e uomo. Mi ispezionarono il naso, la gola, gli occhi, le orecchie, prelevarono campioni di capelli, di pelle ed erano molto interessati ai nostri piedi. Mi stesero sul tavolo e cercarono di infilarmi uno strumento appuntito nella vagina, dicendomi che era un test di gravidanza, allorché io replicai che non esistevano test di gravidanza e che simili cose erano per me sconosciute. Barney era di vedute alquanto ristrette e fu per lui uno shock emotivo notevole. Iniziò ad avere problemi di salute, stati d'ansia, pressione a sbalzi, problemi di stomaco e non rispondeva alle cure. Il suo medico pensò che forse l'impatto emotivo dovuto a un forte shock gli impediva di guarire e decise di mandare mio marito da uno psichiatra che esercitava nel suo stesso edificio. Barney iniziò a frequentarlo regolarmente e a parlare della sua infanzia e di tutto il resto.
Il dottore lo analizzò a lungo e dopo qualche seduta ci indirizzò, Barney ed io, dal dottor Benjamin Simon di Boston. Terza testimonianza di Betty Hill. Dopo varie sedute il dottor Simon mi fece vedere il bozzetto di una mappa stellare che il capo degli alieni mi aveva mostrato. Non so se c'era una apertura nello scafo o cosa fosse, ma ad un tratto ecco la mappa con alcuni degli oggetti che sembravano muoversi realmente. L'essere però non aveva attivato uno schermo o quant'altro, ma era così realistica, proprio come guardare il cielo stellato. Punto mi chiese se dalla mappa potevo dire dove ci trovavamo, allorché io risposi di no. Mi disse che era un'informazione importante, senza la quale non potevano mostrarmi da dove venivano. Quindi ciò che vide la signora Betty Hill non era una mappa bidimensionale, ma era sostanzialmente un ologramma a tre dimensioni. Punto per lei le due stelle più grandi apparivano come oggetti sullo sfondo, dunque dovevano essere alquanto vicine, probabilmente le stelle base. Erano visibili alcune linee più marcate fra le due stelle che indicavano, forse traffici intensi, rotte commerciali o almeno così spiegò quello che per lei sembrava il più alto in carica. Altre linee piene raggiungevano le stelle che gli alieni avevano apparentemente visitato, mentre quelle tratteggiate indicavano gli avamposti più remoti dove forse gli alieni erano stati raramente o una volta sola. Quarta testimonianza di Betty Hill. Riguardo alla mappa stellare, posso dire che successivamente venni contattata da un insegnante dell'Ohio, tale Mariori Fish. Iniziammo una serrata corrispondenza epistolare, finché mi disse che voleva venire a casa per parlarmi. Passammo giorni interi a parlare di quella mappa e mi fece molte domande. Incominciò poi a costruire modellini usando scatole e corde, mettendo il nostro sistema solare al centro e iniziò a calcolare la distanza in anni luce. Al termine aveva disposto quasi tutte le stelle nella stessa posizione che avevo visto su quella mappa, ma ne mancavano due. Non fui in grado di completare la ricerca fin quando gli astronomi non scoprirono quelle due stelle nel 69. Anni dopo, quindi, questa insegnante dell'Ohio decise di verificare se la mappa corrispondeva alla realtà e stabilire se davvero esisteva una configurazione a 12 stelle simile a quella di Betty Hill. In un periodo di circa 6 anni costruì modellini tridimensionali degli agglomerati stellari in movimento più prossimi al Sole. All'inizio pensò che avrebbe trovato vari posizionamenti casuali in grado di duplicare caratteristiche simili alla descrizione fatta da Betty Hill. Ma non andò così, per 6 anni non riuscì a trovare un nesso finché, un giorno, sdraiandosi sulla schiena, guardò in alto da una angolazione particolare e per magia l'intero quadro delle 12 stelle apparve ai suoi occhi. Tutte le stelle erano state identificate e dunque sembrava poco probabile che si trattasse di una coincidenza casuale. Le 12 stelle che erano collegate da linee intere o tratteggiate si rivelarono potenziali stelle adatte alla vita. Il loro spettro era molto simile a quello del nostro Sole e nelle loro orbite potrebbero esserci dei pianeti sui quali la vita si sarebbe potuta sviluppare. Non è improbabile che lì ci siano forme di vita. Quante sono le probabilità di trovare 12 stelle collegate in questo modo? Solo quelle 12 in quella zona sembrano ospitali e, per giunta, tutte collegate tra loro come a voler dire che sono state tutte visitate da intelligenze aliene. Nel 1967 gli Hill chiesero di nuovo di essere interrogati sotto controllo scientifico. Vennero quindi di nuovo ipnotizzati dal dottor Simon, in presenza del dottor Ilunga, Allen Innet, maggiore consigliere del Project Blue Book e di numerosi consiglieri scientifici dell'US Air Force. Nonostante le domande tecniche che furono loro rivolte, il racconto di Hill non mutò di una virgola. Una delle tante ragioni per cui oggi la stragrande maggioranza degli ufologi crede che il caso degli Hill sia vero è perché accadde troppo all'inizio del fenomeno UFO, quando le persone che riferirono dell'esperienza, Betty e Barney per l'appunto, non potevano avere preconcetti in merito.
Oggi il rapimento degli Eagle rappresenta una pietra miliare e fu in quel caso che si accertò per la prima volta il fenomeno del missing time, ossia vuoto temporale, che poi, col passare del tempo, divenne un parametro per i rapimenti successivi.